Proloco questa sera ha organizzato l'evento intitolato Libri e danza sotto le stelle. Apriranno la serata il gruppo delle Majorette, seguita dalla maestra Mariella Pellegrino. Seguiranno poi il gruppo di danza popolare della maestra Antonietta Tarantino. Danza e scrittura per omaggiare la Basilicata e questo libro è stato scritto, anzi rappresentato, raffigurato dall'editore Carlo Pastore, l'ingegnere Carlo Pastore. È un progetto editoriale, un progetto molto particolare, originale, che parla della Basilicata in una maniera totalmente unica e originale attraverso degli acquerelli. Sono acquerelli che sono stati realizzati da un artista francese, viene da Orléans, la patria di Giovanna d'Arco, in ben 10 tour in Basilicata, e organizzati nell'arco di 2 anni e mezzo circa. Questo progetto comprende non solo acquerelli, ma vengono associati dei testi scritti per l'occasione da uno scrittore anch'esso transalpino che è belga, di Mons, stata città capitale europea della cultura. In totale la collezione di acquerelli è formata da 350 immagini, oltre 110 testi a raccontarci una Basilicata vista con gli occhi di chi riesce ad apprezzare le nostre bellezze. Proporremo il racconto di questo progetto, di questo viaggio, e lo associeremo anche alla lettura dei testi di Karl Norak, che sono veramente straordinari ed evocativi. Per fare questo abbiamo scelto un attore, sceneggiatore, narratore locale, originario di Montalbano Ionico, proprio per onorare questa cittadina che questa sera ci viene ad ospitare. Lui è Giuseppe Ranoia e ti racconterà un po' quello che farà questa sera. C'è la possibilità di raccontare la Basilicata con gli occhi di chi la Basilicata l'ha scoperta come i grandi viaggiatori del Settecento, Goethe, no? Quindi ci sta questo romanticismo d'Oltralpe che sicuramente accomuna un poco questi grandi viaggi narrati, che poi sono diventati anche, sono rientrati nei capolavori della letteratura di tutti i tempi. Mi feci coraggio e tirai per la giacca un signore con la barba bianca e una grossa borsa. Sulle prime il mio gesto non produsse alcun effetto, ma a furia di insistere l'uomo smise di parlare e mi guardò attraverso gli occhiali rotondi. Si fece silenzio e tutti mi guardarono. Con un filo di voce dissi: chi siete? L'uomo con la barba bianca e gli occhiali si accucciò sulle ginocchia e, guardandomi negli occhi, disse lentamente: siamo qui per studiare le stelle. E perché? Chiesi io. Ogni stella, rispose, ha una sua storia e noi dobbiamo scoprirla. E per la buona riuscita di questa serata ringraziamo l'amministrazione comunale che ci sostiene ad ogni evento che la Proloco organizza. È sempre con piacere che l'amministrazione comunale sostiene queste iniziative come quella di questa sera, in cui si valorizza un territorio, in questo caso il territorio dell'intera Basilicata, attraverso questi stupendi acquerelli che l'editore ci ha voluto portare a conoscere questa sera.
e ringraziamo la Proloco che si è fatta promotrice di questa bella iniziativa. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, l'obiettivo mio come assessore al turismo è proprio quello di dare voce a questa nostra realtà territoriale, ma anche alle tante voci artistiche che sono presenti sul nostro territorio. E infatti ringraziamo per la partecipazione e la presenza anche il nostro attore Giuseppe Ranoia. Sulle cime della Basilicata non si trova solo la neve, ma anche un calore di voci provenienti dai villaggi. Quando ci ritornate, familiare o straniero che siate, per un attimo siete un minuscolo riflesso di stella scintillante nella nebbia dell'alba, e subito dopo, entrando in un caffè, salutate i volti ridenti di uomini intenti da sempre a parlare del tempo, del lavoro e dell'amore. Il Mediterraneo sì, la fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, il Mediterraneo sì. Buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra presenza e ringrazio l'amministrazione comunale che è sempre presente ad ogni iniziativa che la Proloco organizza. Questa sera presentiamo il libro che parla della nostra amata Basilicata ed è per promuovere e far conoscere le bellezze di tutti i paesi. Abbiamo voluto unire la danza popolare che è seguita dalla maestra Antonietta Tarantino, che già da un anno lei collabora con la Proloco. Chiamiamo il sindaco, l'avvocato Piero Marrese. Per me chiaramente stasera non è una serata proprio semplice. Questo è sicuramente un modo per valorizzare i nostri territori, ecco perché stasera abbiamo voluto sostenere questa iniziativa insieme alla Proloco, e ringrazio l'associazione Proloco, Isarivelli e tutto il gruppo direttivo. Dicevo, all'interno di questa edizione, una cosa bella, viene valorizzato tutto il territorio della regione Basilicata. L'invito che faccio oggi, stasera, prima di passare la parola per l'intervento all'assessore alla cultura, è quello sicuramente di supportare, aiutare un pochino l'editore, magari acquistandolo, proponendo l'acquisto ad amici, associazioni o altro, perché non c'è nulla di più bello che vedere le immagini dei nostri territori, nel nostro caso di specie sicuramente il posto più bello che potesse scegliere, sto scherzando chiaramente. C'era in realtà Montalbano, questo lo dico all'editore, poi se l'artista verrà, io non l'ho conosciuto, non so chi ha fatto l'affresco, è un francese. Eh sì, che poi glielo ho chiesto, un artista francese, in realtà lo dico, Montalbano è pieno di angoli belli, storici. E noi, oltre ai palazzi comunali che promuoviamo sempre, però sarebbe stato anche bello vedere, voi dite, sì, la riserva, cioè anche uno scorcio, una bella immagine della nostra riserva dei Calanchi, che ti assicuro, soprattutto al tramonto, è veramente una cosa unica e stupenda al mondo, direi io, con un pizzico di arroganza. Grazie e vi auguro una buona continuazione di serata. Buonasera a tutti. Non ho molto da aggiungere, il sindaco quando parla è sempre così, va a 360 gradi e quindi ci offre sempre una panoramica di tutte quelle che sono le attività che stiamo mettendo in atto. Attività che stiamo mettendo in atto anche grazie veramente a questa bella collaborazione con la Proloco di Montalbano, con la sua presidente e con tutti i componenti. Quindi continuiamo questa tradizione di collaborare con la Proloco, che è l'organismo associativo che più da vicino supporta l'amministrazione comunale. Questa bella serata in cui potremo, immagino, anche vedere i begli acquerelli che sono parte integrante di questo volume molto originale che ritrae le bellezze della nostra regione e le bellezze anche del nostro paese, come ricordava il sindaco,
sarà anche allietata da momenti di musica, da momenti, questo momento con le maggiorette ci riporta indietro a qualche anno fa, quando si era cercato a Montalbano di dar vita a questo gruppo di maggiorette, e quindi è un riprendere evidentemente un interesse che questa comunità dimostra per questo tipo di attività. Come diceva il sindaco, stiamo continuando a cercare di promuovere la nostra città, soprattutto grazie ai canali che maggiormente arrivano ovunque, sono i canali televisivi. Siamo stati ospiti di una trasmissione che è andata in onda in 150 paesi, che si chiama L'Italiana, registrata nella riserva dei Calanchi, e poi avremo a giorni altre troupe che verranno a visitare il nostro territorio. Segno che Montalbano c'è, che Montalbano ci vuole essere e vuole essere sempre più protagonista. E quindi abbiamo bisogno di tutti quanti, della Proloco come di tutte quante le altre associazioni, vedo anche Giuseppe Ranoia con il quale collaboriamo strettamente, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, di tutte le associazioni, per far sì che il nostro paese ritorni ad essere veramente quel grande paese che è sempre stato. Grazie. Thank you.
mare. I sentieri bordati di eucalipti e le case dipinte a calce. I miei passi diventano un paesaggio. Nei borri mi rialzo, mi ritrovo. Il cielo viene a mangiarmi in mano. Mi addentro in un'altra terra, in un altro cammino che a poco diventa interiore. Sono le prime parole che ho scritto su un taccuino azzurro. È così che ci si sente arrivando in Basilicata. Così è anche per i poeti e i passanti, per coloro che la sfiorano e coloro che restano e che serbano in cuore un paese che cela il suo segreto, pur aprendo e spesso spalancando il suo cuore d'argilla. La vita è fatta per aprirsi, a somiglianza di una mano o di un fiore. La vita lentamente si apre. Si sente spesso parlare di aprire il cuore, ma la vita ci spinge in qua e in là, ci fa dubitare, ci dirotta, ci chiude, dopodiché ci riapre. Certe volte con un'apertura che è quella di un orizzonte, un'elevazione, un desiderio di precedere i nostri passi, di fermarci un attimo ad aspettare noi stessi, di guadagnare tempo sul filo dei secondi e contemplare non l'eternità, ma un presente in agguato dietro la curva di una strada che ogni tanto sembra rovesciarsi come un guanto tra sole e ombra e in fondo alla quale appare un villaggio sempre diverso e sempre familiare per chi ama la Basilicata. Non un nido d'aquila e non solo quelle case appollaiate, una terra fragile, sì, ma una terra per gli uomini. Ok, grazie Giuseppe, veramente straordinario, grazie, una recitazione come poche ne avevo sentite fino ad oggi, perché da quando questo libro è stato pubblicato ho fatto un bel po' di presentazioni, Giuseppe veramente ci ha incantato questa sera, grazie. Allora, questa è una pubblicazione che nasce per caso, non è stata pensata, non è stata programmata, non c'è stato neanche un momento prima che nascesse che avesse un'idea già ben definita. E, non so se avete mai sentito parlare di meccanica quantistica. Nella meccanica quantistica, diciamo, la meccanica quantistica si occupa dell'infinitamente piccolo e l'infinitamente piccolo si comporta diversamente dall'infinitamente grande, nel senso che è impossibile avere un'idea di dove, ad esempio, una certa particella si possa trovare, nel senso che c'è una grande incertezza e non si sa nemmeno se questa sia una particella o se sia un'onda, tant'è vero che per descriverla c'è una equazione che si chiama equazione d'onda, che non parla di certezze, ma parla di probabilità, nel senso che non si sa, non si riesce a definire, non si riesce a prevedere. Bene, io associo quello che è accaduto a me un po' a una specie di equazione d'onda dove era impossibile prevedere quello che è accaduto. E accade tutto in un posto molto, ma molto particolare. Non è un bar, non è un monumento, ma è una libreria. E se sappiamo muoverci in una libreria, spesso riusciamo ad avere la possibilità di dar vita a quello che è la nostra creatività. Voglio dire, noi ci muoviamo all'interno di questi scaffali, scopriamo dei libri, ci innamoriamo solamente anche delle copertine, poi andiamo anche più a fondo cercando di vedere com'è il testo, se scorre, se ci piace, cerchiamo di capire anche la biografia dell'autore.
Un giorno io mi trovavo in una di queste librerie straordinarie, bellissime, e cercavo un libro che è a noi famoso, è Il nostro Cristo si è fermato a deboli, di Carlo Levi, solo che al piano inferiore il commesso non riusciva a trovarlo, c'era solo una copia, ma mi dice: senti, vai al piano di sopra e vedrai che lì la commessa c'è e te lo sa indicare. E infatti io sono salito. Salendo la commessa non c'era, quindi mi sono messo io alla ricerca di questo libro che non riuscivamo a trovare, e girando qua e là sembrava che ci fosse invece un altro oggetto per un incontro nuovo che mi aspettasse, che mi dicesse solamente: guarda, avvicinati, prendimi, perché questo libro forse ti cambierà una parte della tua vita. Ed era un libro di acquerelli. Ora, avete visto, avete sentito, io sono laureato in ingegneria, di arte ci capisco, avevo anche un po' dimenticato perché ho frequentato il liceo classico a Pisticcio, il mio paese, però le cose si dimenticano se poi non le si esercitano. E allora, non capendo niente d'arte, io mi sono avvicinato così da profano a questo libro, un libro di acquerelli su Parigi, il titolo I tetti di Parigi. Allora l'ho preso, già la pagina mi ha incuriosito tantissimo perché già la copertina era bellissima, e poi man mano che lo cominciavo a sfogliare venivo rapito da tutte quelle immagini che all'interno erano contenute, ma non erano delle immagini solite, non erano le immagini che uno si aspetta di Parigi, la Torre Eiffel, Montmartre, eccetera, no, era una Parigi totalmente diversa, con gli occhi di un artista francese, Fabrice Moirot, francese, che aveva ritratto la sua Parigi osservandola dai tetti, e ne aveva ritratto i tetti, ma da mille punti di osservazione. All'interno ci saranno stati una sessantina, settantina di acquerelli, uno più bello dell'altro, ciascuno dei quali corredati da dei testi scritti da un scrittore sceneggiatore belga che si chiama Karl Norack. Ricordate questa squadra, Moirot e Norack. Bene, e ho cominciato a sfogliare, ma la cosa straordinaria è che Fabrice Moirot, per dipingere questi acquerelli, si era finto inquilino, cioè era salito su clandestinamente, si era appoggiato sulle terrazze, sui ballatoi, sulle falde, negli abbaini, e aveva ritratto una Parigi totalmente nuova. Io sono rimasto totalmente rapito da questo libro, dai colori, dalla bellezza, dalla semplicità, dalle espressività di questi acquerelli. Non solo, i testi erano altrettanto evocativi, perché per ognuno di questi c'era una descrizione. Ad esempio, per quanto riguarda ad esempio l'Opéra di Parigi, il teatro più importante, c'era una descrizione di api che facevano il miele più buono di Francia. Ora, fantasia, realtà che fosse, su questi cornicioni, queste api, diceva lo scrittore belga, realizzavano il miele più buono di Francia, forse perché ispirati dai suoni, dalle note che provenivano dal palcoscenico di questo straordinario teatro francese. Di solito io che cosa facevo in queste librerie? Prendevo una borsa di plastica dura e cominciavo a inserirci i libri. 1, 2, 3, li voglio leggere tutti, 4, 5, arrivava anche una decina. Poi man mano andavo verso la cassa, ci ripensavo, perché la volta precedente l'avevo già presa altri 10, ne avevo letti solo 2, e malgrado la commessa mi guardasse in maniera molto così sospetta, diceva: senti, magari la prossima volta. Quella volta lì invece, in questa borsa di plastica dura, c'era solamente un libro, I tetti di Parigi di Fabrice Moirot e testi di Karl Norack. E che cosa ho fatto? Sono tornato a casa, mi sono chiuso nella mia stanza, ho messo la cuffia, della musica francese di sottofondo, e ho attraversato i tetti di Parigi in una delle più belle passeggiate che abbia mai fatto, senza muovermi da casa mia. Al centro della mia stanza, al centro del mio paese, al centro della mia regione. Io ero su tutti i tetti di Parigi e stavo a casa. Punto. Era primavera, questo è successo in una primavera. Qualche settimana
dopo, diciamo gli inizi proprio dell'estate, ero con un mio amico che non vedevo da tanti anni e che non aveva mai visto pisticci, e allora lo accompagnavo su quella strada che porta dal castello normanno, che sta proprio sulla punta, sulla parte più alta, fino alla chiesa madre, e c'è una strada costeggiata da un muretto. Questo muretto e questa strada separa praticamente il mio paese, la parte antica del mio paese, da due zone. Una è la Terra Vecchia, molto antica, e l'altra è il dirupo. Molti di voi probabilmente conoscono la storia, ma 300 anni fa questa parte dirupata giù, che ormai si trova a una cinquantina, anche 100 metri sotto il livello di questo muretto, era all'altezza della Terra Vecchia e crollò per una frana, perché le nostre zone sono argillose, è facile che scivolino giù se si appesantiscono oltre il peso che possono sopportare. Lì c'era anche la casa di mio padre su questa stradina, e lui si appoggiava su questo muretto invalido facendomi tremare un po', perché io mi sporgevo, lui non aveva paura, ma io quando lo vedevo che si sporgeva lassù cercavo di tirarlo per la giacca per evitare che lui andasse giù. Quella sera il mio interlocutore era sulla sinistra, poi c'ero io, poi c'era il muretto. Un muretto che praticamente è una cicatrice, no? Che collega queste due zone. E ho provato ad affacciarmi per vedere se provavo la stessa sensazione di quando ero giovane, senza sapere quello che sarebbe successo di lì a due secondi. Perché una volta che io mi sono poi affacciato giù, sono rimasto sorpreso, ma non perché sentivo ancora quella sensazione di disagio che ci aveva con mio padre, no, perché avevo visto i tetti di pisticci. E allora lì, immaginate, è stato facile: i tetti di pisticci, i tetti di Parigi, una folgorazione. Avrei voluto in quel momento che il mio interlocutore, piuttosto che essere il mio amico, fosse Fabrice Moirot e fargli disegnare i tetti. E ho cominciato a pensare che avrei voluto fare qualcosa di straordinario per il mio paese, ma faccio venire un pittore per 5, 6, 10 acquerelli al massimo? E allora pensiamo di fare qualcosa di più, perché non solo Pisticci aveva dei tetti bellissimi, ma li avrebbe avuto Montalbano, li avrebbe avuto qualunque altro paese, Matera, della nostra Basilicata, della nostra terra, e quanti scorci! Allora così ho cominciato piano piano a pensare che potessi fare qualcosa, e la voglia è venuta quando ho cominciato poi a cercare l'artista. Oggi siamo, diciamo, è facile. Fosse stato quando facevo il mio liceo classico, trovare una persona così distante sarebbe stato veramente difficile per i telefoni, perché invece adesso con internet, con questi nuovi sistemi tecnologici, riusciamo a raggiungere chiunque, anche fosse su Marte. E così come sono messa alla ricerca, l'ho rintracciato, non vi racconto come è andata, ma mi ha risposto la figlia. Io ho parlato in francese perché alle scuole medie e alle medie inferiori e medie superiori abbiamo studiato il francese all'epoca, e quindi lo ricordavo, e quindi ho parlato con lui ed ero orgogliosissimo di questa mia capacità in quel momento, anche meravigliando il mio interlocutore, il quale ha detto: va bene, è una bellissima idea, facciamola. Non vi dico la mia felicità, ero a 3 metri sopra il cielo, e quindi gli ho detto: bene, vieni in Basilicata, ti faccio vedere com'è il mio paese, ti faccio vedere com'è la mia regione e vediamo. Mi rispondeva: j'ai beaucoup de choses à faire, je peux pas venir, j'ai pas de temps. Allora, senti, facciamo così, vediamoci a metà strada, vediamoci a Milano. E lui ancora dicendomi: ma no, c'est pas possible, je dois parler avec mon éditeur. Ho detto: Fabrice, dove sei? Ma je suis à Orléans, il paese famoso per Giovanna d'Arco. Ho detto: va bene, vengo io. In meno di una, a capo di una settimana, ero ad Orléans ed ero partito con un volo da Bari a Beauvais, 15,99 euro, quindi ancora più felice, e con una macchina che avevo noleggiato in quell'aeroporto a 90 km a nord di Parigi mi ero fiondato verso casa sua ad Orléans, che si trova a 130 km a sud di Parigi. La giornata era nuvolosissima, pioveva, quella pioggerellina costante che è sempre la stessa, che mi ha accompagnato per tutto questo viaggio, tanto più che avevo il viaggio di ritorno
il giorno dopo, la mattina successiva, e quindi dovevo risolvere tutto, se volevo, nel giro di pochissimo tempo. E così, passando attraverso la periferia di Parigi, che è una matassa inestricabile, e se uno ci vuol giocare, ci può, probabilmente, se non mi avesse detto guarda, segui l'autostrada numero 10, io ero ancora lì a girare, non ero qui stasera, e sono arrivato a casa sua con 2 ore di ritardo, perché era previsto l'arrivo intorno alle 4, sono arrivato alle 6, cominciava ad imbrunire, e finalmente l'ho trovato che mi aspettava sotto un arco di edere, con capelli arruffati, la barba arruffata, un ombrello arruffato e anche una macchina arruffata che doveva essere la sua, perché insomma andava bene, si sposava con questa persona. Mi sono chiesto, ma chissà dove sono arrivato, chissà cosa mi aspetta adesso, e mi ha portato a casa sua, una casa straordinaria, una casa d'artista, che alle prime mi ha meravigliato moltissimo perché c'aveva tutto un po' disordinato, io non ero abituato a vedere queste cose un po' d'artista, disordinato per me, era un mondo totalmente tutto nuovo, ma la cosa che mi ha incuriosita, oltre al pozzo luce e questa scala che girava intorno per scendere giù dove c'era questa cucina e questo tavolo che era praticamente una porta smontata e appoggiata lì davanti a una vetrata che, grazie ancora al fatto che c'era la luce, davanti a me si spalancava un fiume che era un affluente della Loira, grande, enorme, e sui lati di questo fiume c'era una foresta verdeggiante, straordinaria, verde, bellissima. Io ricordo anche che c'era una famiglia di paperelle con mamma Cigno davanti che ci accolse al nostro arrivo, e gli dissi: Prisma, 5 centimetri c'hai l'acqua sotto il fiume? E sì, e senti, ma quella gondola lì che cos'è? Quella barca è la mia, vuoi fare un giro? E insieme a lui abbiamo fatto questo giro. Se vi racconto queste cose un po' diverse dal solito è perché vi faccio rendere conto di come c'è stata immediatamente una certa familiarità con lui, come se accogliesse un amico che non vedeva da un sacco di anni. È qualcosa che appartiene anche a noi, questo modo di accogliere. Ne parliamo dopo nella seconda parte, perché questo è un po' la genesi di come nasce questo libro, di come si è svolto tutto prima che partisse, prima che facessimo delle scelte. Mi ha fatto questo giro, io ho visto una casa bellissima, straordinaria, una casa veneziana su delle palafitte poste su questo fiume. Siamo rientrati a casa, mi ha ospitato e abbiamo parlato di editoria, abbiamo parlato di un mondo totalmente nuovo per me, quale doveva essere il suo ruolo, che cosa avrebbe dovuto fare, in che maniera io avrei dovuto poi realizzare questa idea, tant'è vero che poi ho costituito una casa editrice vera e propria che si chiama Menabò Creazioni d'Arte e che è stata creata proprio per realizzare questo progetto. Infatti poi siamo rimasti d'accordo che avremmo iniziato di lì a poco questa idea. Io ero felicissimo, sono andato a dormire in un albergo tra l'altro offerto da lui e ho dormito pochissimo, o mi sembrava un sogno o perché ho dormito pochissimo. Mi ha detto: guarda, se hai fatto tardi, svegliati presto, un'ora prima, verso le 5, perché altrimenti non ci arrivi a Bovè in tempo. E io alle 3 ero già sul selciato dell'hotel che caricavo le valigie per andare via e mi dirigevo sotto questa città, Orléans, piena di luci gialle, con questa pioggerellina che mi batteva ancora sul parabrezza, e io mi dirigevo felicissimo e incredibilmente attratto da questo progetto, perché sapevo che l'avrei realizzato di lì a qualche tempo. Tutto era nato per caso, tutto si stava volgendo anche per caso, perché tutto funzionava come io non avevo pensato mai che potesse esserci, cioè programmare qualcosa del genere per me sarebbe stato difficile. Il giorno dopo ero già sull'aereo e pensavo che avevo superato paure, avevo superato diffidenze, avevo superato gente che aveva un po' gufato, perché quando ho chiesto a degli amici: ma secondo te che dici tu se vado lì, faccio questo? Ma devi andare fino a Parigi, ma ci sono tanti acquerellisti qui, basta che vai a Lecce, quasi Potenza, Montalbano. Montalbano è pieno di acquerellisti, il sindaco lo sa, Giuseppe. Però non è così, perché quando si vuol realizzare un progetto, che sia un progetto di vita, la donna non è detto che debba essere per forza del tuo paese, potrebbe essere anche della Francia, potrebbe essere dal Sud America,
così come un progetto d'arte. Io mi sono sposato con Moirò, mi sono sposato con questo scrittore Carlo Rack, che è l'autore dei testi, di questi testi, perché per ogni progetto occorre che ci si innamori di qualche cosa e si vada avanti tralasciando tutto quello che può essere di disturbo, può essere di intralcio a un'idea che invece deve andare. Nasce così questa idea. I testi che avete ascoltato, narrati magistralmente da Giuseppe, sono i testi scritti dallo scrittore belga Karl Norack. Il primo soprattutto è proprio il primo che lui ha scritto e parla di quello che lui, delle prime sensazioni provate qui in Basilicata. Adesso potremo passare alla lettura di due nuovi testi che separano questa prima fase di Genesi alla fase poi delle scelte, alla regione del titolo e il significato poi veramente reale di questa pubblicazione. E sono due testi. Il primo parla di una vecchina che racconta a Norack un episodio della sua vita di quando era giovane, perché la cosa straordinaria di questi due artisti è che nei loro tour in Basilicata, che sono stati ben 13, 10 dell'artista francese e 3 dello scrittore belga, hanno incontrato un sacco di umanità, hanno raccolto storie, hanno raccontato storie, chi attraverso i colori degli acquerelli, chi attraverso le parole. Sono storie straordinarie e spesso sorprendenti, perché riguardano appunto le nostre tradizioni, riguardano quello che siamo, riguardano anche spesso il nostro futuro. Ora io riprendo un po' il video da dove l'avevo lasciato e prego Giuseppe di andare avanti. Una delle ultime donne a vivere nella città vecchia di Castelgrande scende la scala, lancia un'occhiata alla minuscola statua di un santo incastrata nel muro e la cui testa bianca luccica al sole come un effetto leggermente inquietante. Giunta finalmente in basso, riprende fiato e ci racconta che la cosa è successa lì quando era piccola. Erano giunti degli uomini con i cappelli in testa, delle borse e l'accento straniero. Nel giro di pochi secondi tutti i bambini del paese facevano cerchio intorno ai forestieri, curiosi di conoscere il motivo della loro presenza. Ognuno se la spiegava a suo modo. Sono dei dottori americani. No, sono venuti a comprare le nostre terre. Sono qui per costruire un ponte. Malgrado la Babele, nessuno osava rivolgere loro la parola. Senza far caso alla nostra presenza, gli strani signori continuavano a parlare tra loro in una lingua che ci affascinava e insieme ci intimoriva. Al gruppo dei bambini si aggiunsero degli adulti, ognuno con la propria opinione. La Babele aumentava. Mi feci coraggio e tirai per la giacca un signore con la barba bianca e una grossa borsa. Sulle prime il mio gesto non produsse alcun effetto, ma a furia di insistere, l'uomo smise di parlare e mi guardò attraverso gli occhiali rotondi. Si fece silenzio e tutti mi guardarono. Con un filo di voce dissi: «Chi siete?» L'uomo con la barba bianca e gli occhiali si accucciò sulle ginocchia e, guardandomi negli occhi, disse lentamente: «Siamo qui per studiare le stelle». «E perché?» chiesi io. «Ogni stella», rispose, «ha una sua storia e noi dobbiamo scoprirla». Lì per lì non capii che cosa intendesse, ma nelle settimane seguenti il signor John restò a Castelgrande e ci insegnò i nomi delle stelle. Per noi bambini, che prima di allora non avevamo mai fatto caso al cielo, divenne il gioco favorito. Non facevamo che interrogarci a vicenda. «Lo sai come si chiama quella stella?» Io, quando le guardo, di notte, non sbaglio mai. Scusate, è difficile stare da questa parte e leggere e tenere la concentrazione per raccontare quello che uno vede
e c'è scritto, quindi vi pregherei un poco di silenzio, un poco di... se non interessa ci si può allontanare, scusatemi. Cioè non siamo dei cretini qui che... vabbè, non voglio rovinare il resto. Siamo a Rotonda. Anche la vita è un sentiero di montagna. Si sale con la paura di cadere. Si fa buon viso al sole e si tiene il broncio alle nuvole. Anche la vita è un sentiero di montagna. Ci si concentra sui passi, sempre unici al mondo. Ma una volta in cima c'è solo l'azzurro. E poi donne, uomini, luci nella notte. Qui l'anima non rischia di essere travolta da frane. Sulle cime della Basilicata non si trova solo la neve, ma anche un calore di voci provenienti dai villaggi. Quando ci ritornate, familiare o straniero che siate, per un attimo siete un minuscolo riflesso di stella scintillante nella nebbia dell'alba e subito dopo, entrando in un caffè, salutate i volti ridenti di uomini intenti da sempre a parlare del tempo, del lavoro e dell'amore. Bene, poi dice che la Basilicata non ha grandi risorse, invece poi ci scopriamo molto ricchi di questa nostra capacità, soprattutto artistica. Fermo un attimo. Allora io riprendo questo racconto. Non so se avete mai realizzato un puzzle o se l'avete mai scartato, un puzzle bello pieno di tasselli. Aprendo questo puzzle ci si trova davanti una montagna di questi che bisogna ricostruire, rimettere insieme, perché nasconde poi quel disegno che appare sulla copertina. Quando si fa un puzzle ci sono delle tecniche e la si imposta, si cerca di dare un certo ordine alle attività. Di solito come si fa? Si delimita il contorno scegliendo i pezzettini che sono quelli dritti, che hanno una parte dritta dei tasselli, poi si scelgono i tasselli che hanno un colore tutto uguale o una forma uguale, e poi ci sono anche altri sistemi per... Vi dico questo perché il progetto editoriale è un po' come un puzzle. E, bisogna impegnarsi, bisogna dare un ordine, bisogna cercare di definire bene tutte le attività, così come si cerca di organizzarle all'interno di questo lavoro. Però bisogna essere anche preparati e sapere che si sbaglia, prima o poi si sbaglia, ma sbagliando bisogna poi capire come si fa per rimediare. E per realizzare questo lavoro, questo progetto editoriale, che è come il puzzle, bisogna avere impegno, bisogna avere dedizione e bisogna riuscire soprattutto a rimediare agli errori. Perché se non si fa così, e se non c'è perseveranza, e se non si arriva fino in fondo, si cerca di raccogliere tutti i tasselli e di rimetterli nella scatola. Questo non è successo, perché da quando poi con Moirot, col pittore francese, siamo riusciti a trovare un accordo, lui è venuto in Italia ben 10 volte e siamo riusciti a portare a compimento questa idea. Quando poi abbiamo realizzato tutti gli acquerelli, che sono in totale 350, mentre nel libro c'è solamente un'antologia di circa 160, come posso dire, accadeva una cosa molto particolare, che oltre a tutte queste attività di disegnare, di raccogliere, di catalogare, c'era l'intenzione di dare un ordine anche all'interno del libro, cioè di creare, diciamo, l'impaginazione e soprattutto di dare un titolo non solo al libro ma anche all'intero progetto. E spesso mi veniva da pensare, ma lo chiamo Acquerelli di Basilicata, oppure Basilicata e il cielo, insomma,
tante idee, ma nessuna buona. Finché, quando ho deciso di affidare questo progetto, questa impaginazione ad un'esperta del settore, questa persona qui inconsapevolmente ci ha messo dentro delle parole: terra, acqua, fuoco, e infine ci ha aggiunto un qualche cosa che secondo lei doveva essere il titolo: cuore d'argilla. E ho pensato, ma no, queste tre, quattro parole vanno perfettamente bene insieme, io non le toglierei mai, non le cambierei, perché parlano della mia terra. E allora mi viene in mente un vasaio. Immaginate il vasaio con il suo tornio, con questo pezzo di argilla che muove su questa ruota, e lo modella. Lo modella con delle mani esterne che gli danno quella forma che il vasaio vuole dare a questo pezzo di argilla informe, che sta continuando e ruota con delle mani sapienti, con delle mani che sanno lavorare, con delle mani anche decise. E mi viene in mente la nostra terra, le nostre tradizioni, la nostra arte, le nostre architetture, tutte che sono il frutto di mani esterne, che sono tutti quei popoli che ci hanno visitato in ben 2 o 3 mila anni di storia, perché prima c'erano i greci, poi sono arrivati i romani, e poi sono arrivati i bizantini, e poi sono arrivati gli arabi, e poi i normanni, i longobardi, insomma tutti ci hanno visitato, e ognuno di questi ha lasciato un segno molto forte in ognuno di questi paesini, tant'è vero che dovunque noi andiamo in questa Basilicata riusciamo a riconoscerli. E allora questa l'argilla è terra, che per essere modellata ha bisogno dell'acqua, che per essere poi formata ha bisogno del fuoco, ed è questo nostro cuore che si è adattato a queste invasioni, spesso a queste visite di questi popoli che hanno lasciato ognuno tracce nella gastronomia, hanno lasciato tracce nell'architettura, nella nostra lingua, nei nostri accenti e nei nostri riti e tradizioni. A San Costantino Albanese ci sono ancora i riti bizantini ortodossi per quanto riguarda le messe. Per quanto riguarda ad esempio l'alimentare, noi abbiamo i nostri frantoi, che al mio paese, ma penso anche qui, si chiamano trappite, ed è una derivazione latina che trapetum, che era questo locale che ospitava appunto la lavorazione dell'olio d'oliva. Bene, tutto questo è all'interno. Però se qualcuno mi dovesse chiedere, allora la Basilicata è difficile trovare un'identità, trovare qualcosa che lo contraddistingua, bene, l'unica che riesco a mettere insieme a queste parole mi derivano da quella lettura che poi feci più tardi, dopo aver trovato il libro Cristo si è fermato a deboli. E c'è un episodio, prendo questa concezione lucana, da un episodio che riguarda appunto Carlo Levi come medico. Si tratta di questo: c'era un signore che veniva da una masseria distante da Aliano, e che si era precipitato su da Carlo Levi sapendo che lui era il dottore, e voleva che si precipitasse immediatamente a curare il fratello perché stava morendo. Ma Carlo Levi gli dice: guarda, non è possibile, perché il prefetto di Matera mi ha detto che non posso più esercitare la professione. Perché? Perché ci sono qui altri due medici che lo fanno benissimo al posto mio. Ora il contadino, che disperato, non sapeva, che dice: no, guarda, io voglio te, voglio che vieni tu. Ma c'erano delle difficoltà. Il contadino comunque riesce a convincere il podestà, riesce a convincere il prete, riesce a convincere anche gli altri medici a far sì che Carlo Levi potesse seguirlo con il suo asino. E qui c'è una descrizione bellissima di quando scende da Aliano attraverso i Calanchi sotto una luna che illuminava appunto questo paesaggio, che lo faceva diventare quasi lunare, fino ad arrivare a casa di questo signore, dove c'era il suo fratello che stava per morire. Lui si accorse subito che non c'era più niente da fare, però la cosa che gli rimase impressa fu questa: due donne lo avevano aspettato e disse: mi avevano preparato i cibi migliori, con quella non servile ospitalità antica che mette gli uomini alla pari, con quella non servile
ospitalità antica che mette gli uomini alla pari. Noi ti serviamo ma non siamo servi, noi ti accogliamo perché siamo così, perché per tradizione noi siamo così, antica, ospitalità antica, non è di oggi, ma è da sempre. Allora queste sono le uniche parole che riesco a mettere intorno a questo titolo, Basilicata, terra, acqua, fuoco e cuore d'argilla. Vi dico altre due cose e le dico brevemente. La prima è che dovete immaginare, anzi sicuramente qualcuno in casa vostra ha una finestra a cui ci tiene tanto, la finestra dello studio, la finestra della camera da letto, la finestra della cucina, ma se un giorno vi dovessero dire guarda, tu da domani non ci sarai più e vorrei che mi disegnassi quello che vedi da quella finestra perché potessi portarlo con te come ricordo e ne descrivessi anche quello che c'è, beh, io sono sicuro che ognuno di noi si accorgerebbe di tanti di quei dettagli, di tanti di quei ricordi, di tante di quelle scene che ha visto attraverso quei vetri, attraverso quei muri, che molto probabilmente per abitudine non si era mai accorto di vedere, e quindi verrebbero fuori tanti di quei dettagli che difficilmente in un'altra occasione avrebbero potuto venire fuori. Bene, Norak e Moirò, questi due miei Pokémon, così come disse in una scuola elementare a dei ragazzi che mi chiedevano come avessi trovato questi due, si sono posti allo stesso modo. Si sono posti davanti ai nostri paesaggi come se non dovessero più ritornare, disegnandone tutti i dettagli, tutto quello che potessero tirar fuori e descrivendone ogni parte. Ed è qualcosa di veramente straordinario, perché noi non ci accorgiamo più di queste nostre bellezze per l'abitudine, eccetera, mentre è qualcosa che invece per gli stranieri è molto più affascinante. Per cui è un libro che viene dedicato sì agli stranieri che non conoscono la nostra terra e che spesso se ne innamorano, quanto anche a noi che spesso ci dimentichiamo di quanto invece siamo ricchi di bellezze naturali, di bellezze architettoniche, di tutta questa varietà che questa terra, che questo nostro cuore d'argilla ha saputo accogliere attraverso le visite di questi popoli che sono venuti qui per rifugiarsi, per conquiste e per mille altre ragioni. Una cosa molto importante voglio dirvi, il libro contiene dei testi e una delle scelte più difficili è stata quella di definire il carattere grafico. Io non so se voi avete mai preso e visto come è fatto un carattere grafico, no? Allora prendete un testo, adesso si può fare con i vari programmi che ci sono sui computer, e ingrandite una lettera, che sia una A, che sia una B, una Q, e analizzatela bene. Spesso i testi sono fatti per non essere letti bene, perché si bada moltissimo alla parte estetica, ma poi non si bada alla leggibilità. Ho scelto un carattere grafico fortemente leggibile, nato per gli affetti da dislessia. Ed è un carattere grafico nato proprio per queste ragioni, perché si avverte nei dislessici la difficoltà ad essere come noi, normolettori, o come quelli che dicono di leggere tranquillamente. Allora, questo carattere grafico assume un valore molto importante, perché non solo per chi è affetto da dislessia e quindi fa molta difficoltà a leggere, quanto anche per chi, ad esempio, come i bambini, per la prima volta si approcciano alla lettura. Un carattere grafico che si chiama Easy Reading, e io quando l'ho scoperto sono stato felicissimo di scegliere questo testo. Quindi chiudo qui questo intervento pregando Giuseppe di leggere gli ultimi testi che parlano di Matera, parlano di Montalbano e dell'ultimo testo che Carlo Rack ha dedicato a questo libro, che è la lettera alla propria figlia. Una città antica più del mondo, sospesa ormai nel tempo contro una parete di sassi e tufo. In Vivaldi ogni variazione offre nuovi punti di vista e Matera è come una musica vivaldiana. Una moltitudine di case tutte uguali eppure tutte diverse, proprio come le variazioni di un tema musicale.
i contadini non cantano, diceva Carlo Levi. Ma la vecchia contadina con in testa il fazzoletto fluttuante al vento, tutta in nero salvo il grembiule a fiori bianchi e rosa, salmodia tra sé e sé un ritornello. Parole appena sussurrate e che tuttavia pesano come grida. Dicono le parole: figli nostri, restate qui, non ve ne andate, non restate troppo a lungo in città, guardate quello che vi sta attorno e che chiede solo che lo abitiate, siate presenti quando noi ce ne andremo e anche dopo, aprite il cuore alle montagne, ripercorrete le nostre strade vagabonde e i nostri paesi in continuo cambiamento. E più tardi, dateci a vostra volta dei figli che ci assomiglino, birichini come ero io e come sono tuttora. Ci ho detto, ride stranamente soddisfatta, e se ne va con passo leggero a fare la spesa. Montalbano. Le ombre giocano a dadi sui versanti. Le ombre giocano a dadi sui versanti. Un motore in lontananza ci richiama la vita. Ecco delle colline color grigio elefante, con degli ocra e dei bruni che sembrano sgorgati dal fuoco del mondo. I calanchi. A Montalbano Ionico in Basilicata si ha sempre l'impressione che dietro alla linea dell'orizzonte si nasconda un universo di grotte e sentieri. Anche la nostra anima, se la si visita e si accetta di perdercisi, somiglia alle strade e ai suoi pendii argillosi. Le nostre anime si innalzano e per tutto il tempo del viaggio sono un villaggio appollaiato. Il vento diventa un cielo che bussa a una porta e, anche se oggi la polvere deve scusare il vento di non lasciarsi dietro altro che nuvole, la luce di Montalbano Ionico non è da inventare, ma come il vento si insinua sempre tra i suoi palazzi antichi e le sue case, anche dopo un'acquazzone rigenerante. Qui, ogni mattina, un uomo riprende la parola dove l'aveva lasciata. Mia cara figlia, poiché non sei mai stata in Basilicata, ti scrivo sulla riva dei Calanchi per raccontarti questa terra troppo segreta, dove si riesce ancora a credere alla persistenza degli uomini. Chi nasce qui dovrà scegliere tra il rigore dell'inverno e il caldo spesso soffocante dell'estate. Se vuoi entrarci, dovrai dimenticare l'asprezza, avanzarvi d'inverno con l'impeto della primavera ed estate con la luce. Vedrai il Basento, mite fiume che scorre come una vela, fluido tra i ciottoli, come una canzone sempre nuova. Viaggiando vedrai paesi dalle case bianche, di un bianco che sembra venuto dalla Grecia. Nella piana di Metaponto troverai i resti della prima civiltà ed un nuovo inizio del mondo, una terra di incanti. Sentirai sbattere i cuori dietro i muri. Vedrai la gente ridisegnare a lento passo il paesaggio. Vedrai montagne con alberi più vecchi delle nostre città. Ti sentirai a casa tua e altrove, nel momento del presente e fuori dal tempo. Un giorno, te lo prometto, ti ci porterò.
cuore con l'amore e l'usura. Un altro applauso per le maestre Mariella Pellegrino e Antonietta Tarantino. Concludiamo la serata con i saluti. Voglio qui l'editore Carlo Pastore, gli facciamo i complimenti. Non ti faccio nessuna domanda perché ci siamo prolungati. Va bene, la domanda che le volevo fare, e perché ha chiamato Basilicata terra, acqua, fuoco e argilla? 5 minuti. Perché sono gli elementi che ci contraddistinguono, questo cuore nostro d'argilla che si è formato grazie alle, diciamo, alle visite di tutti questi popoli che per 3000 anni insomma sono venuti qui e ci hanno lasciato ogni loro traccia nei balli, nei costumi, negli usi, nelle tradizioni, nel cibo, nella gastronomia e anche nei suoni della nostra lingua. E quindi è stato tutto un... Dico questo perché? Perché il nostro cuore si è modellato come l'argilla. E l'argilla è terra, occorre l'acqua per modellarla e il fuoco per consolidarla. Quindi è un non cuore, è un cuore, non è un vaso, è un cuore che ha dentro di sé tutte queste caratteristiche, oltre ad avere quella comune dell'accoglienza. Un applauso ancora a Carlo Pastore e ti ringraziamo per questa bella serata. Non ve ne andate perché ci sta un piccolo buffet. Ringrazio Franco Gentile e il suo staff, a Simone Camardi per il service e a voi tutti per la presenza. E ricordo anche Massimo De Nuzzi per la sua ospitalità per questa sera. Grazie.
se qualcuno vuole acquistare il libro può ritirarlo nella postazione. Il Mediterraneo sì, la fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, il Mediterraneo sì.